insegnare, questo è sicuramente interessante. Ma è altrettanto ovvio un'altra cosa, che vista la vostra bravura, la vostra esperienza di ring e la capacità pugilistica di campioni, perché l'avete dimostrato e l'ho scritto sulle mie relazioni, perché io sulle mie relazioni, quello che ho tenuto a precisare, è la vostra grande statura sportiva, prima, dopo e durante. Non ho fatto nient'altro che sottolinearlo questo aspetto. Ma è anche altrettanto ovvio, e noi lo sappiamo, che anche un terzo match, sì, andrà sull'ordine di un punto, mezzo punto, due punti. Cioè, noi sappiamo che vista la vostra bravura, non ci sarà mai i 5-6 punti di differenza. Scusi, ma questo è un dato di fatto, perché quando si parla di numero 1 e di numero 2 è un dato oggettivo, che voglio dire, ci possono essere un punto, due punti di scatto, a meno che per KO uno dei due non vinca. Anche se abbiamo avuto molte situazioni in cui il numero 1 contro il numero 2 è finito 2-0, è finito per KO. Per me è un caso. Questo esclude il discorso su che è chiaro che mi sento tirato in ballo quando si va a parlare dell'obiettività dei miei giudici, lì mi sento di dover difendere fino alla morte, perché la giuria sul fatto che ci possa essere stato, è chiaro che se tu mi dici nelle ultime 4 riprese Barovecchio ha dato, come ha fatto Ciminale che ti vedeva avanti, 3 riprese a 3 una all'altro, cioè voglio dire, no, se l'andiamo, come facciamo a vedere, se l'andiamo a scardinare l'undicesimo round perso quando l'ho vinto nettamente, cioè, ho capito, non riesco a capire, però se l'andiamo a scardinare, non è che bisogna fare, no, allora ci ho dato 3, adesso ti faccio 2, no, i round che vengono assegnati, perché uno hanno detto di averle meritate, siccome l'undicesimo round e il dodicesimo l'ho vinto nettamente, non vedo come abbiano fatto a dare, però ripeto, se per te tramite chi ti amministra è stato un evidente errori tecnici, ci sono le sedi opportune. Beh, io sono qua a manifestare, appellarti, cioè, all'ente mondiale e chiedere la rivincita. Il discorso è questo, che noi dal punto di vista del WBC, errori o cose giuste fatte, ci sentiamo nel dovere di dirti e di confermarti che ti abbiamo sempre voluto tutelare. È ovvio che tu giustamente mi contesti un divertimento, come probabilmente Giacobbe dice che è giusto. Ne contesti due divertimenti. Però io mi auguro che non abbiate tutelato solo Silvio Branco, ma che abbiate tutelato tutta la manifestazione, perché sennò si farebbero dei torti. Nel senso, lei come rappresentante della WBC, io mi auguro che abbia tutelato tutti, cioè sia l'uno che l'altro, quindi la manifestazione in sé. È provocatoria come domanda. No, ma io la capisco, signora, capisco pure il suo stato d'animo. No, ma io sono tranquillissima, guarda, io faccio l'avvocato, per cui nessuno meglio di me è abituato ad un ring o a una querela verbale, quindi si figura. Al di là del fatto della sua professione, cioè la rispetto come donna e come persona, oltre che moglie di un amico. Però voglio dire, io ero sul posto come campionato della divisione. E noi abbiamo tutelato tutte le parti interessate. No, questo, infatti. Non è che noi abbiamo una parte interessata e l'altra la sfidiamo. Proprio per questo le ho fatto la prefazione che sarei, nei confronti di Silvio stesso, un bugiardo a esprimere un perché mi metto l'anima in pace, dico che sì, hai vinto, hai ragione tu, però mi sentirei un codardo nei confronti di Giacobbe, perché è mia convinzione che, come lei dice, tra il numero uno e il numero due, è chiaro che ne facciamo un altro di match, io sono straconvinto che finirà comunque sull'ordine di un punto o due di differenza, vista la bravura dei due contendenti. Tu a chi merita? Esattamente. Scusi, ma la WBC ha preso una posizione in tal senso? Glielo domanda a lei, perché lei è la posizione, che lo rappresenta l'Italia. La posizione il WBC la prende in considerazione qualora da parte della parte interessata, che in questo caso è Silvio, ci sia una protesta ufficiale depositata. Al momento non mi risulta che sia stata ufficialmente depositata, però magari Salvatore Chetti lo ha fatto ufficialmente. A me no, la mia domanda era ben diversa, cioè lei quale rappresentante della WBC in Italia ha ritenuto di fare delle lamentele? No, questo per quanto riguarda però l'organismo federale, da quello che mi risulta.
Non so se la sua federazione l'ha fatta anche per quanto riguarda la WBC. Al fine di che cosa? Ecco, no, no, ma a parte questo, dico al fine di che cosa? Proprio come routine normale lei l'ha fatto oppure l'ha fatta perché aveva delle rimostranze? No, io ho fatto la mia relazione esprimendo il mio parere su tutta la manifestazione e chiaramente anche sul risultato finale. Esprimendo sconcerto, non sto dicendo per no, esprimendo di un parere che si è trattato come nel match precedente, un match molto molto arrivato, molto, noi lo chiamiamo close fight, anche questa volta, e che comunque i giudici hanno deciso in tal senso e io ho espresso parere favorevole sul fatto che fosse un... E mi scusi se glielo domando perché io non sono del mestiere, a fronte di questa sua relazione la WBC si dovrà esprimere in tal senso? La WBC ha omologato un risultato su questo, è bene non sapere. Sì, sì, beh certo, ci mancherebbe. Se c'è una contestazione ufficiale da parte di una delle due parti interessate, il WBC la prende in considerazione, la mette in votazione del board decide sulla base della contestazione, perché bisogna vedere pure nell'ambito della contestazione che cosa viene le motivazioni. A momento non mi risulta che ce ne sia una effettivamente depositata. Nel momento in cui c'è una contestazione effettivamente... No, questa è la procedura, mi scusi, non è per interromperla, la procedura la so perché l'ho guardata bene. No, volevo sapere se la sua relazione, a fronte della sua relazione, la WBC avrebbe preso comunque in considerazione un provvedimento di qualsiasi tipo, cioè di conferma, di negazione di disputare un altro match. Nel momento in cui non c'è una eclatante, diciamo così, errore tecnico che può essere causato, è chiaro che se parliamo del punteggio che è sulla base della opinione del giudice in quel momento, non c'è errore tecnico. L'errore tecnico, io posso fare una relazione in cui si stabilisce, secondo la mia opinione, che ci sia stato un errore tecnico. Qui ci potrebbe essere, secondo l'opinione di Silvio, un errore di considerazione sul stilare il verdetto, ma non è che c'è durante l'incontro errori tecnici talmente eclatanti. Io credo che l'esperienza di Silvio t'abbia portato, pure quando sei andato in Canada, sei andato in Argentina, hai fatto decine di campionati di WBC, ci troviamo